Variante per quanto riguarda i lavori a Villa Pavone della nuova bretella approvata dal Comune di Teramo, non prevedono però i marciapiedi. Oggi un'interrogazione del consigliere Luca Corona. Sì, da quello che vedo e da quello che vedono anche i cittadini, su quel tratto approvato dal Comune di Teramo, ripeto, fatta dalle ferrovie e poi successivamente approvata dal Comune di Teramo, il Comune di Teramo, dal mio punto di vista, ha dato un'autorizzazione dove la previsione dei marciapiedi è nulla. Questo è un tratto interessante e interessato soprattutto dal passaggio delle auto perché diventa un tratto principale. E quindi si svolgerà tutto il traffico in quella zona e tutti i residenti che da Villa Pavone si recano verso la chiesa di Cartecchio e il cimitero non hanno un passaggio, soprattutto anche le carrozzine e i disabili. È un problema molto serio che io oggi all'amministrazione ho posto all'attenzione e quindi chiedo al sindaco di provvedere urgentemente alla risoluzione di questo grave problema. Anche loro se ne sono accorti, anche l'assessore che le ha risposto. Sì, l'assessore si è reso conto della problematica, quindi io spero che con le ferrovie si trovi un accordo a stretto giro perché, ripeto, a fine marzo verrà aperta diciamo, tutto il progetto e tutta l'opera che c'è a Villa Pavone e non avendo questo passaggio si rende difficoltoso il transito sia per i pedoni e sia per le carrozzine, sia verso il cimitero e verso la chiesa principale del quartiere e sia viceversa verso la zona di Villa Pavone e dalla chiesa. Poi ho posto un altro problema interessante sempre in quel tratto, di installare dei punti luce, ripeto, sempre in quel tratto tra la chiesa e il cimitero principale, perché c'è già la predisposizione fatta con i marciapiedi dalla passata amministrazione, quindi mi sembra doveroso che in questo momento di ultimazione di questo progetto, di inserire dei pali, chiedere questo ristoro verso le ferrovie oppure con il progetto Paride approvato al Comune di Teramo di installare questi punti luce perché dà così diciamo, la fine di un'illuminazione di tutta l'area interessata dal cantiere.